l'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file, se joue, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour, sa chance et tous ses pleurs qu'on peut pas retenir. Et puis, sans qu'on y pense, la vie s'en va, emportant nos souvenirs. Le temps file, se joue, à Paris comme ailleurs. Et passent les semaines et l'espoir s'émeut. Che avevi a me tu dato nella prigione, io l'ho serbato. Ma che... Scusate, commissario. Sta... Scusate, voi, giudice. Scusate. Accomodatevi, prego. Grazie, soltanto due parole, tra un quarto d'ora audienza. Volete favorire... No, vi ringrazio, ma a quest'ora... Dovreste fare una capatina in Rue des Dames. È stato commesso un delitto questa notte. Il commissario De Rione mi ha comunicato una lunga storia complicata. Ah, e qui posso parlargli? No, è ancora sul posto, mi ha telefonato. Io vi pregherei di assumere la direzione delle indagini. Ah, certamente. Volete darmi l'indirizzo? Sì, Rue des Dames. 27. Da 27. Benissimo. È già stato avvertito il medico legale e la squadra scientifica? Sì, ma non potranno venire prima delle 11. Uh-huh. Allora conto su di voi, eh? Senz'altro, vado subito. Oggi nel pomeriggio sarò in ufficio dalle 5 in poi. Sì? Benissimo, allora vi farò avere il mio rapporto non appena avrò raccolto i dati necessari, signor giudice. A più tardi, commissario. A più tardi, prego. Era un po' piccolo. È sempre così che ti capitano le tegole sulla testa. Uno si ripromette una giornata in santa pace, invece niente. Patatrac! Torrance! Torrance! Eccomi, capo. Torrance, chi è disponibile, tu o Jean-Vier? Per il momento nessuno dei due, capo. Perché non prendete il vostro nipote? Jerome ha detto all'archivio. Ma non c'è niente in sospeso. E poi, come al solito, sarà raffreddato. Oh, no, 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 in due giorni avrò stremutito tre volte. Vero, Torrance? Sì, sì, questa medicina è miracolosa. Un giovanottone così, guarda come l'ha ridotto sua madre per tenerlo nella bambagia. Metti la maglia, non uscire senza il cappello, attento agli spifferi. Guardi, in pieno agosto il naso che cola come una fontana. Soffiati il naso, caro Jerome. Devi divezzarti, sai, se vuoi fare il poliziotto con me. E allora lo farete a Muffile in archivio? Beh, e quanto ci sei stato tu? Ah, appunto per questo. Appunto per questo. E allora, vabbè, allora andiamo. Andiamo, Jerome. Però appena uno di voi due è libero, tu o Jean-Vier, mi raggiungete a Rue des Dames 27. Rue des Dames 27, bene. D'accordo. Esatto. Andiamo. Circolate, circolate, non c'è niente da vedere, via, via. Buongiorno, il mio commissario vi aspetta lì sopra. A che piano? Terzo piano. Circolate, lasciate libero il passaggio, libero il passaggio. Via. Largo, signor Sacco, circolate, indietro, prego, permesso? Fate passare il commissario, su, largo. Via, ragazzi. Via.
Indietro? È qui? Sì, è qui. C'è nessuno? Saranno in camera da letto. Dove, dove c'è lui? Il morto. Ah, la camera. Che volete? Salve, Maigret. Oh, buongiorno. La signora Tremblay, la moglie della vittima, il commissario Maigret. Un altro? Ma come, non ci siete già voi? Io sono il commissario del quartiere per le prime indagini, ma l'inchiesta sarà diretta dal commissario Maigret della polizia giudiziaria. Oh, grazie, signora, potete andare. Per favore, aggiornare un po' la cosa. Stai buono. E allora? Devo ricominciare a raccontare tutto da capo, eh? Se non vi dispiace. Oh, sono cose che capitano soltanto a me. Sedetevi, prego, signore. Raccontatemi nel modo più semplice possibile ciò che è accaduto, come si sono svolti i fatti. Ma come volete che faccia? Io non ho visto niente, è come se non fosse successo niente. Lui è rientrato alle 6:30 come tutti i giorni, è sempre stato puntuale. Devo sempre stare attenta ai ragazzi che siano pronti perché vuol mettersi a tavola all'ora fissata. E lui, quel ritratto, la... Dunque... Era incasato alle 6:30, poi? E beh, e poi si è tolto la giacca e l'ha riposta nell'armadio. Bisogna riconoscerlo, ha sempre avuto cura della sua roba. Abbiamo cenato, ho mandato i tre più piccoli a giocare sul balcone. E Francine, che lavora, era incasata verso le 8. Le avevo lasciato la cena sul tavolo in cucina. Ho già messo a verbale tutto questo. Sì, lasciatela dire. Dunque, signora? Ma come, volete tutti i particolari? Tutti quelli che ricordate. Morì, si è seduto al suo posto, vicino alla finestra, lì, in quella poltrona dove è seduto il signore. E cosa faceva? Leggeva il giornale? No, un libro, quello là. Si è alzato 2 o 3 volte per girare le manopole della radio. Ah, gli piaceva la musica? No. La prosa, la commedia? No, no. Beh, allora cosa si faceva alla radio? Abbassava il volume, detestava i rumori. Ah, detestava i rumori. E poi è uscito? No, non usciva mai, perlomeno mai solo, magari. Una volta alla settimana andavamo al cinema assieme, la domenica. Gerome, signora, se deve fare, se ne occupa. Vieni. Continuate, signora, continuate. Dove ero rimasta? Francine, che ha 17 anni, dopo cena è uscita, era incasata verso le 10:30. Gli altri erano già a dormire. E io stavo preparando la verdura per la minestra di oggi. Stamattina avrei dovuto andare dalla sarta. Dio mio, non l'ho neppure avvertita che non ci posso andare, mi aspetta. E poi ci siamo coricati, io e Maurice, cioè siamo entrati in camera e io mi sono messa a letto. Maurice ci impiegava sempre più di me a svestirsi. La finestra era aperta, sì, non avevamo chiuso le persiane per il caldo. Non c'era nessuno di fronte che ci guardasse, c'era l'albergo dall'altra parte del cortile. Ah, è un albergo quello lì? Sì, un albergo di quarta categoria, l'hotel Excelsior. Sì, la gente entra in camera e si mette subito a letto, è difficile che sia alla finestra. Cosa volete che vi dica? Soltanto a me possono capitare queste cose. Lui parlava. Non so più di che cosa stesse parlando mentre ripiegava i pantaloni che si era tolto. Era in camicia. Si è seduto sul bordo del letto, si è tolto le scarpe e stava massaggiandosi i piedi. Li aveva molto sensibili. Io ho sentito un rumore fuori, come quando un'auto ha uno scoppio fuori tempo. No, non proprio così. Ho sentito uno... un po' come dell'aria che esca a forza da una valvola.
Io mi sono domandata perché mai Maurice smettesse di parlare proprio nel bel mezzo della frase. Devo dire che cominciava ad assopirmi, aveva avuto una giornata così faticosa. E poi c'è stato un silenzio e lui ha detto dolcemente, con una voce strana: accidenti. Mi ha stupito perché lui non mi pregava mai, non era il tipo. Gli ho chiesto: che cos'hai? Ho aperto gli occhi e l'ho visto vacillare in avanti. Maurice! Gli ho gridato. Un uomo che non era mai svenuto in vita sua, capite? Forse non era molto robusto, ma non era mai stato malato. E mi sono alzata parlando. Aveva la faccia sullo scendiletto. Ho cercato di rialzarlo e ho visto del sangue sulla sua camicia. Allora ho chiamato Francine, è la prima dei nostri figli. Sapete che cosa mi ha detto Francine dopo aver guardato suo padre? Eh? Che cosa hai fatto, mamma? E poi è scesa a telefonare. Ha dovuto svegliare il carbonaio, che è anche il vinaio, ed è l'unico ad avere il telefono. E dov'è Francine? E di là si sta vestendo. Stanotte non abbiamo neppure pensato a vestirci, guardate come mi trovo. È venuto il dottore, poi gli agenti e poi il signore. Volete lasciarci, signora, un momento? Eh? Sì, devo dire qualche cosa al mio collega. Ah, sì, sì. Oh, poverino. Ancora un quarto d'ora e mi stupidivo. Ah. Povero diavolo. Eh sì, ha fatto una brutta fine, triste. Boh. Più che la fine deve essere stata triste la vita. Sigaretta? No, grazie. Come si chiamava a proposito? Tremblay. Maurice Tremblay, 48 anni. Secondo quanto ha detto la moglie, era cassiere in una ditta del Santier. Sì. Devo avere l'indirizzo Couvret e Bellechasse, Passamaneri. Ah, lavorava Passamaneri per giunta, eh? Sì, perché cosa c'è? Poi niente, ben così. Sapete, sulle prime ero convinto che fosse stata lei a ucciderlo. Io ero stato svegliato nel primo sonno, con la confusione che regnava qui dentro, i bambini che parlavano tutti insieme, lei che gridava per fargli star zitti e mi ripeteva 100 volte la stessa cosa, l'avete sentita con me. E il mio brigadiere che si era messo a interrogarla un po' bruscamente, sapete, oh, non ci interessano queste cose, vogliamo sapere perché l'avete ammazzato. E lei, ma come, perché, con che cosa l'avrei ammazzato? Era pieno di vicini, le scale, il ballatoio, una confusione. È stato il medico del rione, quello che deve fare il rapporto, a dirmi che il proiettile era stato sparato da lontano, senza dubbio da una delle finestre di fronte. Allora ho mandato i miei uomini subito all'albergo. Come avete detto che si chiama? Eccelsior. Via, 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 sgombrate, via! Dietro, dietro. Sgombrate via questi fotografi, andiamo, su. Sì. Guardate lì. Ecco, su, su. Per favore, dietro. Più che l'albergo è una locanda, camera a mese, a settimana, anche a giornata. Ma avete scoperto qualche traccia o no? Beh, io mi sono interessato subito del piano di fronte a questo, vale a dire il terzo. I clienti erano a letto, solite discussioni, proteste, la proprietaria furibonda che pensava di telefonare al prefetto. E comunque non ho trovato niente da nessuna parte. Allora mi è venuto in mente di salire al quarto piano e là, proprio di fronte alla finestra della camera da letto di Tremblay, ho trovato una camera vuota che invece avrebbe dovuto essere occupata. La camera di un certo Jules Dartin, che l'ha affittata una settimana fa.
Ho interrogato il portiere di notte e si è ricordato di aver aperto a qualcuno che era uscito poco prima di mezzanotte, ma non sapeva dire chi. E dov'è il corpo? È sempre di là, nella camera da letto. Sia stato colpito al cuore, che la morte sia stata quasi istantanea. Ho preferito aspettare l'arrivo del medico legale prima di far rimuovere il cadavere. Dovrebbe venire da un momento all'altro col giudice istruttore. Eh sì, perciò verso le 11. Come? Sì, dico, il medico e la scientifica arriveranno verso le 11. Ah. Che ore sono adesso? Le 10 e un quarto. Avete trovato qualche cosa nelle tasche? Sì, tutto quello che aveva è qui. Un portamonete, sigarette, accendino, chiave, un portafoglio con 100 franchi e le foto dei bambini. Vabbè, tutti via questa roba. Metti via questa roba. Beh, cosa dicono i vicini? I miei uomini hanno interrogato tutti gli inquilini. Sono 20 anni che Tremblay occupa questo appartamento. All'inizio era più piccolo, poi quando la famiglia si è ingrandita hanno ottenuto 2 camere in più. Niente da dire sul loro conto. Una vita metodica, senza imprevisti. 15 giorni di vacanze all'anno nel Cantal, Tremblay di quelle parti. Non ricevevano nessuno, tranne di tanto in tanto una sorella della signora Tremblay, che è anche lei del Cantal. Dunque, Tremblay usciva tutti i giorni alla stessa ora per andare all'ufficio. Prendeva il metro alla stazione Bier. Tornava a 12:30. Riusciva un'ora dopo per incasare definitivamente alle 6:30. È stupido. Stupido cosa? È stupido questo delitto. Beh sì, non si ammattano i poveri diavoli. Perché? Ma perché non c'è motivo, si ammazza, non so, una vecchia, una bottegaia, un'usuraia per derubarla, si ammazza per gelosia, no? Per... No. Si occupava di politica questo... No, assolutamente no. E questo è il libro che leggeva? Sì. Prima di dormire, diciamo. Perlomeno la moglie ha detto che era quello. Dimà. Il visconte di Bragelonne. Non si può dire che fosse di gusti complicati. E per uccidere un tale uomo, hanno cercato il modo più complicato: affittare una camera in un albergo qui di fronte, procurarsi un fucile, probabilmente un fucile ad aria compressa. Poi calcolare l'ora, il momento, un'impresa fuori del comune, insomma, una cosa assurdo, ridicolo, uccidere un uomo come Maurice Tremblay in camicia mentre si fregava i piedi. No. Beh, ci vedremo più tardi, le picche. Non aspettate il giudice istruttore? Beh, ci siete già voi per informarla, per il momento ne sapete più voi di me. Grazie, commissario. Caro le picche, arrivederci. Ah, è ancora lì. Via. Fate passare. Permesso. Fate passare. Su, indietro. Largo. Fate passare. Su. Largo. Indietro. Dietro. Io berei volentieri 2 dita di vino bianco, ma non vedo nessun bistrò in questi paraggi. Potremmo andare dal carbonaio. Degustazione vini, c'è scritto. Non fa più, Hai preso l'aspirina? Non ha fatto niente. Hai sudato. Pazienza. No, devo andare dal carbonaio. Avremo addosso tutti i curiosi del quartiere. Pazienza, faremo più tardi.
capo. Tornanti, guarda, sei arrivato a tempo. Guarda, Tornanti, devi occuparti di un tale che aveva preso in affitto una camera all'albergo qui accanto, Hotel Excelsior. Jerome viene con te, così ti racconterà tutto. Non scoprirai molto perché un uomo che ha organizzato un colpo simile certamente non lascia tracce. Ci ritroveremo qui sopra fra un paio di ore. Oppure no, è meglio pomeriggio alla centrale. E se mi domandano dove siete andato? Ah, io vado all'ufficio del morto, da Couvreur e Bellechasse, Passamanerini, eh? D'accordo? No, no. Largo, dietro. Aspettami, eh? Va bene. Avanti. Permesso? Prego, prego. Permesso. Desiderate? Vorrei parlare con il signor Couvreur, per favore. Per cose d'ufficio o personali? Ah, strettamente personali, sì. Mi dispiace, ma il signor Couvreur è morto 5 anni fa. Ah, beh, allora il signor Bellechasse. Il signor Bellechasse è in Normandia. Buongiorno, signorina. E se volete parlare al signor Mouvre? Signor Mouvre chi sarebbe? Il procuratore della ditta. Volete parlare con lui? Ah, sì, se non ci sono i proprietari, parlerò. Vada ad avvertirlo. Scusate, c'è il signor Tremblay? Eh? Che nome avete detto? Maurice Tremblay, il vostro cassiere. Il nostro cassiere si chiama Magin. Gastone Magin. Sì, ecco, appunto. Accomodatevi, vado ad avvertire il signor Mouvre. No. Buongiorno. Oh, buongiorno. Siete voi che desiderate parlarmi? Il signor Mouvre? Mouvre, sì. E con chi ho l'onore di parlare? Col commissario Maigret della polizia giudiziaria. Ah. Sì. E a che cosa dobbiamo il piacere della vostra visita? Ecco, voi avete un cassiere di nome Tremblay, se non sbaglio. Ah, l'avevamo un bel po' di tempo fa. Aspettate, era l'anno in cui noi abbiamo ricostituito la nostra succursale di Cambrai. Dunque, 7 anni fa. No, forse un po' meno perché se ne andò a metà primavera. Ho capito. E non l'avete più riveduto, no? No, personalmente no. Avete avuto di che lagnarvi di lui in qualche modo? No, assolutamente no. Io l'ho conosciuto molto bene perché fu assunto dalla ditta solo pochi anni dopo che fui assunto io. Era un impiegato scrupoloso, puntuale. Ha dato le dimissioni nel modo normale, regolare, per ragioni di famiglia, mi pare. Sì, ci disse che sarebbe andato a stabilirsi nel suo paese, nell'Auvergne o nel Cantal, non ricordo più. Non avete trovato irregolarità sulla sua contabilità? No, signore. Queste cose non accadono qui da noi. Avete mai sentito dire che il signor Tremblay avesse qualche relazione? Donne? No. E qualche vizio? No, signore. Mai sentito dire cose del genere. Sono certo che non aveva vizi. Almeno quando era con noi. È molto strano perché da 7 anni e sino a ieri il signor Tremblay usciva di casa ogni giorno per venire in questo ufficio. Lui? Sì, e ogni mese portava il proprio stipendio alla moglie. Scusate, signore, ma io non ci posso credere. È impossibile. Insomma, è proprio così. Ad ogni modo era un ottimo impiegato. Ah, un impiegato eccellente. Sì. E mai niente nel suo comportamento, nelle sue azioni
vi ha fatto supporre... No, niente, assolutamente. Ed ora vogliate scusarmi, ma ho di là due clienti importanti, venuti apposta a Parigi. Prego, prego. Scusate tanto. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Grazie. Dove andiamo, signor Maigret? Dove mi hai caricato, Rue des Dames. Ah, dove hanno ammazzato quel povero diavolo. Ma lo era davvero un povero diavolo? Senti, al primo bistrò che troviamo ti fermi perché è una sete d'inferno. No. Non è questa. No. No, nemmeno questa. No. Ne siete certa? Non l'ho visto molte volte, ma non era un tipo come questo. E quale tipo, allora? Quando si è presentato per affittare la stanza a settimana, ho pensato facesse il guardiano notturno. Perché? Vi ha detto forse che lavorava di notte? No, anzi, rientrava la sera, se ne andava al mattino presto. Ma aveva, diciamo così, il modo di fare, ecco, l'aspetto. Che modo? Quale aspetto? Non saprei proprio come dire. Era un tipo, di quei... non parlava mai, ecco. Aveva bagagli? Buongiorno. Dicevate? Aveva bagagli? Sì, una valigetta, come quelle che adoperano i giocatori di football. I baffi, due lunghi baffi all'ingiù. Sì, rossi. No, grigi, A me pare rossi. Certo che... Era piuttosto malandato. Beh, non sporco, però logoro, ecco. Ho chiesto la settimana in anticipo. E hai pagato? Certo, no, altrimenti... Mi ha dato dei biglietti che ha tolto da un vecchio portafoglio. Non ce n'erano molti là dentro, Non sapete altro? No. E voi? Voi gli avete mai parlato? Sì, una sola volta di sfuggita, perché io non l'ho mai incontrato. Faccio le camere verso mezzogiorno, quando lui era fuori. Ah, però una cosa posso dirvi, era scapolo. E come fate a saperlo? Si sente così, no, E dopo 15 anni che vedo andare e venire uomini d'ogni genere, capirete. Dalla proprietaria e dalla cameriera dell'hotel abbiamo ricavato poco. La stanza l'abbiamo frugata palmo a palmo, niente valigia, né pacchi, né indumenti. Solo questi foglietti nel cestino della carta. Il nostro uomo faceva i conti fantasticando. Debiti o crediti, Merz? Crediti, direi. Il vostro uomo ha una pessima grafia, ma queste cifre sono scritte con un certo compiacimento. Niente altro? Jerome ha trovato sul cuscino dei capelli e un pelo di baffo. Sul portacattini c'era una saponetta. Anzi, un rimasuglio di saponetta. Sì, un rimasuglio e un pettine vecchio con due denti rotti. Tutto lì. Cosa ne dice il nostro Merz? In laboratorio qualcosa siamo riusciti a cavar fuori con quel poco che ci avete dato. Sì, davvero? Si tratta di un uomo sui 46-48 anni, rosso di capelli quando era giovane, adesso un po' grigio, con un inizio di calvizie, linfatico, quasi certamente malato di fegato. E tutto questo lo avete dedotto da due capelli e un baffo. Avevamo anche il pettine. E la saponetta. Ah sì, ma e i fogliettini di carta,
Cosa vuoi? Una cosa vaga, ma ossessiva, una specie di incubo, capisci? Ma l'ho sempre davanti agli occhi e nella mente quella casa, quella gente. E lui che, sai, non ho che intraveduto morto. Araccio. Forse per quel suo ritratto che ho visto lì sopra alla radio. Buono, eh? Ho fatto io. Bravo. Ogni tanto. Poi sai, c'è la voce, il ricordo dell'aspetto di sua moglie Juliette. Si chiama così, pensa. Se c'è una al mondo che non può portare quel nome, è proprio lei. Mi ha detto di lui una cosa che mi ha colpito profondamente, sai? Sì, che cosa? Odiava il rumore, ha detto. Odiava il rumore e abitava in Rue de Dame. Penso, una strada stretta, piena di gente, ragazzi, carrette, bancarelli. Odiava il rumore, aveva quattro figli, quasi tutti piccoli, che litigano tutto il giorno. Una moglie che non fa altro che parlare con un tono pericoloso, sai, insistente, irritante. Sei riuscito a sapere qualche cosa della vita di lui? Eh? Una vita più grigia, più banale, non si può immaginare. Al mattino alle 8 si alzava, si vestiva e si faceva la barba una volta ogni due giorni, colazione caffè e latte con due croissant. Alle 8:30 poi usciva e si dirigeva verso il boulevard Batignolles. Ah, sì? Per prendere il metro a Villiers. E per andare dove? Non certamente in ufficio, ma hai detto che da 7 anni non ci metteva più piede? Beh, chissà dove andava. Quando era veramente cassiere da Couvreur e Belle Chasse, il metro gli serviva. Sì, scendeva alla stazione Saint-Ied, era in ufficio, si può dire. Boh. Aspetta un po', la moglie di Tremblay mi ha detto che sua figlia maggiore, Francine, è impiegata come commessa in uno dei negozi, in Grand Bazaar. Sai, quello di Rue Réaumur. Rue Réaumur è vicino al Saint-Ied. Sì. Tu li conosci i Grand Bazaar, no? C'è stata molte volte. Altro perché? Ma sai mica che ora aprono al mattino? Alle 9. Sei sicuro? Certo. E poi mi ci hai accompagnato anche tu, no? Circa 2 mesi fa, prima di andare in ufficio. È vero. Ah, sì, molto bene. Molto cosa bene. Cos'hai da essere così soddisfatto? Sì. Vieni, andiamo. Togliamo a letto, E rigirarti ancora fino alle 8, vero? No, questa volta dormirò, vedrai. Ho preso il caffè. Ah! È che a me il caffè fa l'effetto contrario. Anzi, se non bevo il caffè... Capo, c'è la ragazza. Ah, bravo. Cosa ha detto la mamma? Beh, le ho detto che desiderate alcune informazioni e per non disturbare lei in momenti simili vi contentavate di parlare con sua figlia. Vabbè. Fallo entrare allora. Siamo venuti in autobus, come mi avete detto. Sì. Credo che sia un po' nervosa. Ha cercato di sapere cosa desiderate da lei. Vabbè, fallo entrare. Sì. Avanti. Capo, c'è la ragazza? Quale ragazza? Sei tu la ragazza? No. Allora cosa vuoi? Ma come, Geron non vi ha detto che c'è un vecchio signore che desidera parlare con voi? No, chi è? Ma non lo so, è un commerciante del Quai del Louvre che desidera parlare personalmente con voi. Vabbè, dopo. Adesso aspetta una ragazza, deve essere lì fuori. Va bene, aspetta. Andiamo, falla entrare, su. Sì. Capo? La ragazza. Ah, finalmente. Accomodatevi, signorina, accomodatevi. Accomodatevi. Se avete caldo potete anche togliervi la giacca, no? No, grazie. Ecco. Dunque, la vostra madre mi ha detto ieri che siete impiegata come commessa ai Grand Bazaar di Rue Réaumur. Se non sbaglio la traversa
dopo Boulevard Sebastopol, a sinistra. Sì, signore. Dato che il negozio si apre alle 9 e si trova a due passi dal sentier dove vostro padre avrebbe dovuto andare all'ufficio, immagino vi sia capitato di fare la strada con lui. Qualche volta. Ne siete sicura? Beh, capitava ogni tanto. Lo lasciavate lì davanti al suo ufficio? Non proprio davanti, all'angolo della strada. Sicché non avete mai avuto sospetti, niente. Beh, io sono persuaso che una signorina come voi non si permetterebbe di mentire alla polizia. Voi capite che sarebbe grave, soprattutto nel momento in cui facciamo tutto il possibile per rintracciare l'assassino di vostro padre. Sì, signore. Ma belli questi orecchini. No, davvero, sono molto belli. Questo mi fa pensare che ci sia in mezzo un fidanzato, no? No, signore. No? Permettete? Sì, è oro le... Sì, le pietre e la perla sono autentiche. No, signore. Anche la mamma credeva che fossero vere, ma... Ma? Ma io le ho detto di no. Perché li avete comperati voi con i vostri soldi? Sì, signore. Ma non date il vostro stipendio alla mamma, voi? Sì, signore, ma siamo d'accordo che tengo per me le ore straordinarie. Ho capito. Anche la borsetta l'avete comperata con i vostri soldini? Sì, signore. Più un po', ragazzina. Hai finito? Finito che cosa, signore? Di prendermi in giro. Io? Ma... Sì, vi giuro. Zitta. Un momento. Dammi il Gran Bazar di Rue Renure. Signore, vi prego, io... Zitta. Pronto? Gran Bazar? Sì, volete avere la cortesia di darmi il direttore? Siete voi? Sono fortunato. Sì, parla la polizia giudiziaria, Maigret personalmente. Buongiorno. Ecco, mi occorrerebbe un'informazione a proposito di una delle vostre commesse, la signorina Francine Tremblay. Sì? Cosa? Da 3 mesi. Vi ringrazio, direttore. Probabilmente verrò a parlarvi nel vostro ufficio. Sì, grazie. E buongiorno. Eccoti smascherata, signorinetta. Ve lo avrei confessato io stessa. Ah, sì? E quando? Aspettavo di avere il coraggio di cominciare. Com'è successo questo? Non lo direte alla mamma. È per lei che non ho parlato subito. Ci saranno altre crisi di pianto, altre lagne. Se conosceste la mamma. Mi capitava, come vi ho detto, di prendere il metro con papà. Sin dal principio lui non voleva che mi impiegassi. Soprattutto lì, come commessa, capite? Ma la mamma ha detto che non siamo ricchi, che non ce la faceva tirare avanti e che era una fortuna per noi. È lei che mi ha presentata al direttore. Beh, una mattina, circa 3 mesi fa, dopo aver lasciato papà all'angolo del sentier, mi sono accorta di essere uscita senza soldi. La mamma mi aveva incaricato di fare delle compere. Sono corsa dietro a papà. Ho visto che non entrava da Couvreur à Belle Chasse, ma tirava avanti, tra la folla. Mi sono detta che forse andava a comperarsi le sigarette. Avevo fretta e sono andata al lavoro. Poi in negozio c'è stato un momento di tranquillità. Ne ho approfittato per fare una scappata all'ufficio di papà. Mi hanno detto che non era più impiegato lì da parecchio tempo. E gliene hai parlato quella sera stessa? No. Il giorno dopo l'ho seguito. Si è diretto verso il lungo Senna. Poi a un certo momento si è voltato, mi ha visto e ha detto tanto meglio. E perché tanto meglio? Perché non voleva che lavorassi in un negozio. Mi ha detto che era tanto che voleva togliermi di là.
Mi ha raccontato anche che aveva cambiato posto, che aveva un impiego molto più conveniente, che non lo costringeva a stare rinchiuso tutto il giorno. È stata quella mattina che mi ha portata da un gioielliere e mi ha comprato questi orecchini. Se la mamma ti domanda dove li hai presi, dille che è roba falsa, mi ha detto. E poi? Poi da quel mattino? Ho lasciato il lavoro, ma non l'ho detto alla mamma. Papà mi dava i soldi dello stipendio ogni settimana. E allora uscivi anche tu al mattino con lui, anche al pomeriggio. E cosa facevate? Beh, ognuno andava per conto suo. Qualche volta ci davamo appuntamento da qualche parte. Ce ne andavamo al cinema e al giardino zoologico. Ma non sai cosa facesse tuo padre durante la giornata quando non era con te? No. Ma capivo bene perché non diceva niente alla mamma. Anche se le avesse dato più denaro di prima, le cose non sarebbero cambiate. In casa ci sarebbe stato lo stesso disordine di sempre. È difficile spiegarlo a chi non è vissuto con noi. Mamma è una buona donna, ma... Io ti ringrazio. Sì, saprà quel che vi ho detto? Non lo so, vedremo. Ma hai mai incontrato tuo padre in compagnia di qualcuno? No. No. Non ti ha mai dato un qualche suo indirizzo? No, i nostri appuntamenti erano sempre lungo la Senna, vicino Pont Neuf o Pont des Arts. Un'ultima domanda. Quando vi incontravate durante le ore in cui avreste dovuto essere al lavoro, era sempre vestito come al solito, se voglio dire, aveva gli stessi vestiti che indossava quando era in casa? Beh, sì. Solo una volta, due settimane fa, aveva un abito grigio che non gli avevo mai visto e che non ha mai messo in casa. Grazie. Non hai mai parlato con nessuno di questo? Con nessuno. Senti, non c'è mica qualche amichetto che ti ronza attorno? No, ve lo giuro. Buongiorno, signore. Buongiorno. Vai. Capo, posso far entrare quel signore? Capo? C'è quel signore, posso... Sì, far entrare. Ah, ecco, va bene. Far entrare. Potete entrare. Accomodatevi. Buongiorno. Accomodatevi. Grazie. Signor? Jussion. Teodoro Jussion, negoziante di uccelli. Di uccelli? Uccelli, sì. Ho il negozio al Quai du Louvre. Ah, ho capito. Sì. Che cosa posso servirvi? Sono venuto per quella fotografia, quella che hanno pubblicato i giornali. La foto di quel signore che è stato ucciso a Rue de Dame. Lo avete riconosciuto? Certo. Era uno dei miei migliori clienti. Cosa avete... Tremblay? Comperava uccelli? Veniva al mio negozio perlomeno una volta alla settimana. Aveva la passione per i canarini, soprattutto. Ma ha comprato molti uccelli da me. Oh, ma davvero? Di tutte le specie, sì. Ma sì. Gliene avrò venduto almeno tre uccelliere, ma di quelle grandi. Ma penso. Gli facevate le consegne a domicilio? No, signore. Se le portava lui stesso in taxi. Taxi. Allora, conoscevate il suo indirizzo o... No. Siete certo di non... No, io non sapevo nemmeno il suo nome. Una volta, per caso, mi disse di chiamarsi Charles e così mia moglie, io e il mio commesso lo abbiamo poi sempre chiamato il signor Charles. Okay. Era un intenditore sul serio. Mi sono domandato più volte perché non mandava i suoi canarini ai concorsi. Ne aveva di quelli che avrebbero vinto certamente qualche premio. Sì. E dei primi premi.
Ma vi pareva ricco? Ricco no. Ricco no. Benestante, ecco. Sì, non era tirchio nel comprare. Insomma, un bravo uomo, ecco. Oh, un gran bravo uomo. Oh. E un cliente come pochi. E non è mai venuto in compagnia di altri? Mai. 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 Boh. Io vi ringrazio, signor Jussiam, e vi ringrazio molto per la vostra collaborazione. Se non avete altro da dirmi... Sì, sì, c'è una cosa che ancora vorrei sapere. Dite, che mi dà un po' di apprensione. Ecco. Ammesso che i giornali dicano la verità, sì. Pare che non ci fossero uccelli nella casa del Rue de Dame. No, 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 non c'erano. Ora, se ci fossero stati tutti quelli che ha comperato da me, voi capite, i giornali ne avrebbero parlato. Ah, sì, erano pressappoco 200. No. Mica tutti i giorni si vedono in una casa 200 uccelli. Ho capito. Che... Voi vorreste sapere se tutti questi se non volatili... si trovano abbandonati senza nessuno che dia loro da mangiare e da bere ora certo, che il signor Charles. Vabbè, state, è morto. State tranquillo, signor Teodoro. Se ritroveremo gli uccelli, vi avvertiremo subito affinché voi possiate accudirli, sempre se arriveremo in tempo. Perché... Vi ringrazio. È Nefertiti, soprattutto che si mia moglie che si preoccupa, sì. Ho capito. Sapete. Le donne, come sono fatte, quando si tratta di... Ti capisco perfettamente quello che... Buongiorno. Prego, no, di qua. Questa parte, signor. Da. Parte. Grazie. Poi a destra. Sì. Poi. In fondo. A destra. In fondo a destra. Buongiorno. 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 Cosa ne dici, vecchio mio? Beh, ma più si va avanti e meno ci capisco, capo. Voi avete qualche idea? No, quante ne hai tu? Proprio? Però mi sembrate di buon umore. Sì, sono di buon umore. Sai mica se sono pronte le relazioni del medico di Meurs, dell'armaiolo? Sì, hanno detto che le portavano qui prima di mezzogiorno. Vabbè, dì a quei signori che facciano la cortesia di trovarsi qui da me alle 11:30, 11:15, così metteremo tutti insieme... i risultati dei loro esami. Va bene, capo. Non c'è altro. Senz'altro. Vabbè. Allora. Sì, puoi andare, finito. Eh? Sì, puoi andare. Ah, sì, sì, vado, vado, capo. Il proiettile non avrebbe dovuto penetrare così a fondo nella cassa toracica. Cosa intendete dire, dottore? Che il proiettile aveva poca forza e se non avesse, per puro caso, colpito un punto di così tenue resistenza tra due costole, non avrebbe mai raggiunto il cuore. Era uno sfortunato quel Tremblay allora? Proprio così, signor Meurs. Uno sfortunato è il nostro esperto di balistica qui, signor Gastin Renet. Ce lo può confermare. Ci è voluto un particolarissimo angolo di tiro perché il proiettile potesse introdursi così a fondo. Un particolare angolo di tiro e soprattutto che lui, il bersaglio, si trovasse in quella tale posizione per cui l'angolo di incidenza fosse... Beh, ma voi credete che l'assassino sapesse tutto ciò? Lo prevedesse che perciò vi ha mirato in modo particolare? Non potrei dirlo. Il signor Meurs e il signor Gastin Renet sono migliori giudici di me in questo campo. No. E allora, Gastin Renet, come la pensate voi? Per me chi ha sparato quel colpo è un imbecille. Un imbecille che non spara male, poiché ha colpito il bersaglio, ma che sarebbe stato incapace di colpire di proposito il cuore. A parere mio non ha che una conoscenza superficiale delle armi da fuoco. Ma a questo proposito penso che il collega Gastin Renet abbia qualcosa di più probante da aggiungere circa le caratteristiche del proiettile, vero Gastin? Beh, di che si tratta? Guardate, questo è il proiettile estratto dalla ferita. Ah, beh, sì, una pallottola di piombo calibro 12. Calibro 12, sicuro, da un fucile ad aria compressa, come quelli che sono adoperati nei tiri a segno delle fiere. Si direbbe che sia stato limato in punta per renderlo più acuminato. Proprio così è stato limato. Forse per renderlo... più micidiale, no? No, niente affatto. In quel modo il proiettile non diventa più micidiale, al contrario.
Sì. Un proiettile tondeggiante fa molto più danno nella carne che non un acuminato. Certamente, volevo appunto dire. Allora, come... E allora chi ha sparato quel colpo certamente si riteneva molto astuto. In realtà si intendeva ben poco di armi da fuoco. Allora, un dilettante, insomma. Un dilettante che ha letto in qualche romanzo poliziesco nozioni che ha capito alla rovescia. Mi dispiace, commissario. Nel caso dovessi sapere qualcosa, non mancherò di avvisarvi. Grazie, buongiorno. Buongiorno, commissario. Ho trovato i baracconi con i fucili ad aria compressa. Sono di là. Polizia giudiziaria. Ma io ho la licenza in regola. No, niente paura. Si tratta solamente di un'informazione. Vi è mai mancato uno di questi fucili ad aria compressa? Ci mancherebbe altro. Con quello che costano i guadagni che facciamo, i guadagni se ne vanno in tasse, soprattasse. Va bene, va bene, va bene. Auguri, eh? Grazie. Abbiamo girato tutti in Luna Park di Parigi. E se necessario, gireremo tutti in Luna Park della Francia. Oh. Sì, sì, capo, che dici? No, signor commissario, abbiamo in tutto 12 baracconi di tiro a segno. L'avrei saputo subito, non vi pare? Certo. Posso? Certo. Avete spaccato tutto? Ma tutto, tutto. Poi mi pare che... Vuoi pagare? Eh? Eh sì, spese per il sopralluogo, no? Eh sì, ma... Arrivederci. Arrivederci. Il commissario, eh? Niente, mamma. Tu non mi dici la verità. Ma sì, mamma, non voleva niente, niente di speciale. Nessuno mi dice la verità. Anche tuo padre mi mentiva. Per anni mi ha mentito. Nanna!
C'è un altro armiere qua vicino. Sì, potrete ancora provare da Seriac, un centinaio di metri più avanti. Noi non ne vendiamo più da anni. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi dispiace, Gerome, ma non prevedevo di averti ospite, altrimenti avrei apparecchiato di là. Se avessi saputo, figurati. Sono io che ti chiedo scusa di darti tanto disturbo. Ma che disturbo? No, smettetelo di fare complimenti voi due. Andiamo, Gerome ha fame, gli veniva la corina in bocca quando ha visto il tuo arrosto lì. Andiamo, questo arrosto magnifico della signora Maigret, che sta birra poi un refrigerio dopo una giornata massacrante che abbiamo passato noi oggi. Dunque, non c'è da fare complimenti. Soffiati il naso, mangia, bevi e sta zitto. Su. Oh, no. Allegria. Ecco, facciamo così. Senti, i giornali della sera sono pieni di fotografie e di articoli sul caso Tremblay. Sì. A che punto siete? Aspettiamo. Che cosa? Aspettiamo che la pubblicazione delle foto faccia il suo effetto, che qualcun altro riconosca Maurice Tremblay o il signor Charles. Oddio, vomita, cosa fa? No. Scusatemi, ma... È raffreddato, poverino. Lo so, è raffreddato, ma la stessa cosa l'ha fatto l'altra sera, l'altra notte. Cosa ti ha fatto? Ma niente, eravamo appostati dentro un portone, dovevamo arrestare un individuo. Sai, i nostri informatori avevano detto che sarebbe rincasato verso le 2, noi eravamo dalle 11 là dentro questo atrio di questo portone, nel buio, senza poter fumare, sai, una cosa terribile, noiosa, uno di fronte all'altro. Sentivo che grugniva, poi gli avevo detto non sparare, per nessuna ragione non si spara, per nessuna ragione non si spara. Difatti gli sto insegnando adesso il karate, vedi, comincia a mettere i calletti. Sì, ma ha già rotto uno scrittorio, sai, in ufficio, capisci? Ma prima tu abbia i calli, vabbè, insomma, non si spara. Difatti, alle 2 precise sentiamo infilare una chiave nella serratura del portone, la porta si apre, vediamo illuminato da un lampione esterno il nostro uomo, sta per entrare furtivamente, sta per togliere la chiave dalla serratura. In quel momento preciso lui non mi fa uno starnuto così, capisci? Quest'uomo ha preso una fuga, eravamo in discesa, sai, su a Montmartre, sembrava volasse, abbiamo cercato di seguirlo e poi è sparito. Non si sa come fare, non posso più portarlo. L'ho fatto apposta, poverino. Ma avrei voluto vedere, lo facesse apposta. Andiamo, gli mettevo le manette, andiamo, la porta. Si fa una cosa apposta, un poliziotto che sta con me, che appartiene alla squadra del commissario Maigret. Dicono. Maigret. No, non mi arrabbio mica, dico così, mangia, insomma. Deve curarsi, adesso c'è il dottor Biancourt che mi ha detto che mi preparerà un... Perché, vedi, è questione. C'ha una cosa che si è sinusite. Una cosa che gli dà fastidio, io se la sento un prurito, adesso pare di fare un apparecchio. Non lo stavo dicendo, mi sto a confondere con questi storie. Ti ho domandato di Tremblay. Ah sì, capirai, dico, sette anni, se andava a Zonzo, deve pure essere andato da qualche parte, no? La gente lo deve aver conosciuto, non so, lo riconoscerà. Poi cambiava abito fuori di casa, comprava degli uccelli. Vivi? Oh, sì, vivi. Perché? Perché ci sono anche quelli impagliati, no? No. E poi si comprano anche quelli per mangiare. Quelli... No, compravano uccelli vivi, delle grandi uccelliere. Così, no, mangia che ti fa bene, grandi uccelliere. Deve pure avere un rifugio da qualche parte, una camera, un appartamento, doveva averlo, no? Dico, questa casa, questo appartamento, questa stamberga, avranno pure un proprietario, una portinaia, una donna per le pulizie? Chi lo sa, giusto. Forse aveva degli amici, magari una relazione anche poteva avere, no? Una relazione con una donna? Perché no? Con una donna? Alla sua età... Sua età, quasi dico, eravamo alla stessa età più o meno, dico. Appunto, caro. Appunto? Che c'è? Cosa vuol dire? Non so. Non far l'eco, senti, c'entra una cosa, appunto lui, appunto. Vediamo. Chissà se Torrance piuttosto ha trovato qualcuno dei taxi che ha portato le uccelliere. Dico il povero diavolo. Beh, quando gli ho telefonato un momento fa mi ha detto di no.
È vero che non siamo ancora riusciti a scoprire dove l'assassino ci ha procurato la carabina, ma di carabine ad aria compressa ce ne sono tanti in giro, mentre di clienti che trasportano uccelliere monumentali non credo che ne capitino tanti agli autisti al giorno d'oggi, no? Boh, qua lo diavolo. Odiavo i rumori ed è stato costretto a vivere 20 anni in quella strada, in quella casa. Francine, la maggiore, un po' duretto, sai questo vitello? Saporito ma un po' duro. È vero? La maggiore era, sì. Suo padre era orgoglioso di portarla fuori con lui, sì. Uscire insieme con questa bella ragazza. Oh, le faceva dei regalini costosi, anche gioielli. Ti intenerisci fuori luogo, sai, ripare. Scusa, non lo trovi odioso un uomo che si estranea così dalla famiglia, che praticamente vive da solo? Ti capisco signora Maigret, ma tu non conosci Juliette Tremblay, no. Sua moglie, tu non conosci quella casa, non è possibile, tu dici così appunto perché... Cosa cerchi? No, niente, ma no. Madonna, ma... la pipa. Ah no, lui è di là, vado a prendere. Ma no, sono io. Ma vado io. Ma no, devo sceglierla io fra le altre. Sono tante qui. È un po' dura, no? Aspetta. Il tuo raffreddore non va niente meglio, eh? Zia, ho fatto tutto il possibile, ma... Senti, come ti trovi, come Gre? Bene, zia. Lui, sai, non sembra, ma è molto contento di te. Faccio del mio meglio, eh. Ah, zia, ti prego, di' alla mamma che non scriva più allo zio per raccomandargli di non farmi lavorare troppo e tenermi lontano dai pericoli. Perché gli hai scritto? Ma sì, ieri lo zio ha lasciato un momento la lettera aperta sulla scrivania, sai. Immagina in ufficio. La mia posizione non è facile. Da una parte Maigret perché mio zio fa il burbero, bu 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 bu. E dall'altra i colleghi perché lui è mio zio, mi tengono d'occhio come se tutto quello che ricevo mi fosse regalato. Se gli si dà ancora motivo per canzonarmi. Ma andiamo via, sono idee tue. Poi comunque sta tranquillo, eh? Scriverò io a mia sorella. Grazie. Insomma, io ricordo di aver visto più di una volta l'uomo della foto sui giornali. Veniva spesso lungo la Senna a pescare. A pescare? Un momento, signor commissario. Non è mica giusto. C'ero io prima di lui qui. Io ho conosciuto quell'uomo molto prima e meglio di lui. Bugiardo! Io? So perfino dove abitava quello là. Oh, bella forza, lo sanno tutti. C'è sui giornali. In Rue des Dames? No. No. Non in Rue des Dames. E dove allora? Ve lo dirò quando... Avrete mandato via lui e ci saremo messi d'accordo. Vabbè, allora potete andare. Ma il signor commissario. No, vi ringrazio per le informazioni e teremo conto di quanto avete fatto per noi. Andate pure, tornate. Allora, come vi chiamate voi? Il mio nome è Jean Moulin, ma tutti mi conoscono come la Cerise. Ciliegia. Ah. Per via del naso, eh? Eh sì. Mi piace bere un po' di quello buono. Siediti. Sì. Beh, cosa sai allora di quel Tremblay? Ah no, un momento. Prima la ricompensa. Quale ricompensa? C'è sempre una ricompensa, anche per un cane perduto. Io so dirvi dove abitava quel povero uomo che hanno ammazzato. Sì? Allora vedremo di farti avere qualche cosa, se le tue informazioni risulteranno utili. Avanti, parla. No. Prima mettiamoci d'accordo sui soldi. Io voglio 100 franchi. Non ci pensare neppure. Io non parlo. Va bene, non parlare. Allora, Torà, fammi la cortesia. Ti ricordi di Francourt? Facciamo 50. Ah, vai da fratello, dici così che tutto è a posto, perché la faccenda lui sa tutto. Dunque, allora, 20, prendere o lasciare? Siete il più forte. Però è una bella prepotenza. Fuori i 20 franchi.
Dopo. Avanti. Parla. Dove l'hai conosciuto? Sempre uguali le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita. E gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale a ieri. Le temps file ses jours. Passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ce jour, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dorme sous la pluie. À chaque jour sa chance et tous ses pleurs qu'on peut pas retenir. Et puis sans qu'on y pense, la vie s'en va emportant nos souvenirs. Le temps file ce jour, à Paris comme ailleurs, et passe les semaines, et l'espoir s'émeut. Allora, ti decidi? No, prima datemi i 20 franchi, poi vi dirò dove l'ho conosciuto. No, perché non ti fidi? Della polizia? Vabbè, guarda che ci rimetti tu, eh. Se non mi dici dove l'hai conosciuto, io ti faccio sbattere dentro, così ci rimetti anche i 20 franchi. Decidi tu, vado? Va bene. Quasi ogni mattina venivo a pescare alla lenza dalle mie parti, lungo la Senna, al ponte Bercy. È là che io l'ho conosciuto. Thank you.
Insomma, mi vuoi dire sì o no dove abita? Sì, che lo dico. Al Fiede della Gara, al 250. Oh, Torrance. Eccomi, capo. Ah. Allora, tutto fatto, eh? No, non c'è più bisogno. Guarda che il nostro amico Seril si è deciso ad aver fiducia nella polizia. Fatti dare nome, cognome, indirizzo, dagli qualche cosa per mandarlo via. Tu mi aspetti al Fiede della Gara? Al 250. Al 250. Dio, Seril. Bene, capo. Allora, ti stanno bene 5 franchi? 5 franchi? Ma se era d'accordo per 20? 5 franchi. Ti affidare della polizia. E poi dicono che i ladri siamo noi. Calvados. Posso telefonare? Certo. Grazie. Pronto? Sono Maigret. Dammi Torrance. Ah, senti, Torrance. Sono al ponte di Bercy, in un bistrot che si chiama La Maison Verte, chez Serge. Telefona al giudice Comelio. Vorrei che fosse presente ad un sopralluogo che potrebbe anche essere decisivo, capisci? Oh, guarda, vieni anche tu al più presto. Maison Verte, chez Serge. Capito bene l'indirizzo? Va bene, allora presto, eh?
Vedete, voluto che foste presente anche voi, signor giudice, questo sopralluogo può essere decisivo, eh? Adesso capisco perché avete voluto che venissi con voi. Non osavate chiedermi un permesso di perquisizione, eh? No, io sapevo che avremmo dovuto adoperare il grimaldello per questo. Come facevo? Dovete scusarmi, signor giudice, ma è una faccenda così sconcertante che proprio non sapevo che argomenti importarvi per potervi convincere. Quanto ci vuole questa cosa qui? Ecco fatto, visto? Un attimo. Apri la finestra, dottor Rams. Guarda che ci deve essere un rubinetto da qualche parte. Sì, sì, lì in cucina a capo, l'ho visto entrando. Sì. Che cosa fate, commissario? Do un po' d'acqua per queste bestiole, le faccio bene. Del miglio, non so, del mangime, qualcosa. C'è, è un problema di miglio, questo va bene. Intanto dai l'acqua a queste altre qui, eh? Io mi occupo di queste qua. Quando avrete finito la vostra buona azione, credo che ce la sbrigheremo presto, mi pare che ci sia poco da indagare qui dentro. Non è ancora detto, signor giudice. Non si sa mai, a volte basta, non so, un particolare, anche minimo, per metterci sulla buona strada. Vedete, intanto questo luogo ci ha fatto conoscere meglio il nostro Tremblay. Qui almeno, vedete, era al riparo dai rumori. Scusate, signor Giustrego. Torrance, appena arrivi alla centrale, telefona a quel Jussion, al mercante di uccelli, e tranquillizzalo sulle bestiole, digli se la sono cavata con un po' di fame, un po' di sete, ma sono tutti vivi, eh? Va bene. Ancora è Dimà. Ah, ancora Dimà. Sempre Dimà. Ecco qua, aveva comperato le opere complete, perché anche il libro abbiamo trovato a casa sua, era della stessa serie. E cosa vuoi? Gli piacevano i romanzi di Cappa e Spada, le avventure. E se li leggeva qui, comodo, tranquillo, in silenzio. Vedete? Pace. Voglio sentire. Anche il letto, non il minimo rumore, le molle, avete sentito? Guardate, capo. Cos'è? Due canne di marca inglese. Ecco, belle. Apri un po' quell'armadio lì. Altre canne, mulinelli, scivoloni di gomma, reti, c'è un patrimonio là dentro. Un accendisigari d'oro, eh? E un portasigarette con delle iniziali, MT. Ah, sì, sono le sue iniziali, Maurice Tremblay. Ma tutto questo non vi sembra molto strano? Ora non direi, scusate, dato l'uomo, è evidente che Tremblay aveva un ideale di felicità a modo suo. Quartiere lontano dal traffico, un'abitazione in piena quiete dove non entrava altri che lui, poi la pesca alla lenza, sulle rive della Senna, degli uccelli canterini, belle gabbie, e quando voleva che tali, vedete, quei panni li copriva e così. E poi i suoi libri anche. Ma già, la collana della regina. Venite a vedere, capo. Ah, guarda. Giocava col trenino elettrico. Vedi, c'è tutto un rimpianto qui, eh?
Si direbbe che abbia affittato questo appartamento solo per poter disporre questo, perché quanto al resto, tranne il letto, la poltrona, sarebbe poco l'arredamento. Si può dire che quello che è necessario quasi manca, mentre le cose inutili abbondano. Gli uccelli, le canne da pesca, il portasigarette d'oro, il treno elettrico. Ci capite qualcosa voi? Ma deve averle desiderate per tanto tempo queste cose che appena sì, potuto... Ma in ogni modo, sono tutte cose troppo care. Troppo care per un uomo come dovrebbe essere stato lui, secondo quello che sinora di lui sappiamo. È vero, troppo care, troppo costose. Potrebbe aver avuto qualche eredità. Sì, oppure essersi appropriato disonestamente del denaro che spendeva poi con tanta larghezza. Questo chi può dirlo, non possiamo dire niente noi. Mi sembra che non ci sia molto da fare qui. Beh, signor giudice, per voi probabilmente no. Invece io sto pensando, senti, Torrance, accompagna con la nostra macchina il signor giudice e poi andrai alla centrale, farei mandare una circolare a tutte le banche di Parigi per sapere se Tremblay aveva qualche conto corrente o aveva dei depositi. Oh, guarda che l'indagine deve essere estesa anche ai notai e agli avvocati. Tutti? Tutti, tutti. E sperate di poterne ricavare qualche notizia? Io ci spero poco. Tremblay, che io credo di conoscere, era troppo prudente, troppo contadino per tenere il suo denaro lì dove è facile poi ritrovarlo. Arrivederci, commissario. Gradirei avere notizie prima della mia partenza per le ferie. Senz'altro vi comunicherò poi i risultati delle mie indagini. In ogni modo vi ringrazio e scusatemi tanto, signor. È stata una visita interessante. Arrivederci. Tante cose, signor. Che ore sono? È quasi le 8. Le 8? Allora fammi una cortesia. Dalla birreria la più vicina, fammi mandare qui dei sandwich, della birra, e poi telefono a casa a mia moglie e dille che probabilmente, no, anzi certamente non rincaserò questa sera. Oh, guarda che i giornali non pubblicano alcune notizie di questa casa, sì, sì. State certo, capo, ma volete che torni per farvi compagnia o che mi mandi un agente? No, non è il caso. Siete armato almeno. Che scopo? Certo. Lascio la porta aperta, capo? Sì, lascia la porta aperta. Avanti.
caffè, il sandwich e la... Sì, sì, ho capito, capito. Mettete lì sul tavolo, mettete pure. Allora, quant'è? 11 franchi e 80. Sì. Questo è tutto. 5 franchi sandwich, 6 le birre, 80 caffè. Allora, tenete pure il resto, eh? Grazie. Serve altro? No, no. Ah, sì, sì. Alle 7:30 domattina voi siete di servizio. Altro che. Allora, fatemi una cortesia. Portatemi una bella cucuma di caffè. Eh? Ci penso io. Ecco, grazie tanto. Prego. Buonanotte. Buonanotte. Due salsicce e un ballon di Beaujolais. E fatemi piacere, me lo portate a quel tavolo? Subito, signore. Mettici un po' di sale, più buono. Grazie. Mirinka, caschi il mondo, me ne vado fuori da sola a prendere una boccata d'aria. Oh, stai fresca con Giorgio. Giorgio si arrangerà, se gli sta bene così. Fammi un po' vedere il giornale. Vieni. Che film danno all'Olympique? A proposito, hai visto questo poveraccio? Chissà perché gli hanno sparato. Ecco le vostre salsicce. Sì, grazie, grazie. Ma un uomo così gentile. Tu lo conoscevi? No, mai visto, ma me ne parlava sempre Olga. Ah, per me Olga non se l'è presa per niente. A cena di stamattina ero tutta finta. Tanto per salvare la faccia. Vorrei vedere te, aprire il giornale e trovarci la fotografia del tuo amico morto. Ma tanto, Olga, che cosa ci rimette? Tutto. Innanzitutto dovrà lasciare l'albergo di Rue Lepic. Te lo pagava lui. E chi altrimenti? Guarda, per la fatica che faceva Olga era una vera pacchia, eh. Quello lì era una sistemazione tranquilla, sicura. Ma chissà perché l'hanno ammazzato. Va a sapere. Signorine, posso permettermi di offrirvi qualcosa? Ma per chi ci prende? No, ma non dovete mica offendervi. È che mi faceva malinconia mangiare da solo. Ma veramente noi non siamo abituati ad essere abbordati da uno sconosciuto in questo modo. Insomma. Ma lei ha un'aria così distinta. Calvados. Calvados. Dove avrà nascosto il suo danaro quel birbante? Eppure deve avere un bel mucchietto di roba per poter fare tutte le spese che si permetteva. Stipendio alla moglie, salario della figlia, il fitto di qua, i trenini, la pesca e magari qualche altra distrazione, chiamiamola così. Ma che tipo doveva essere? Se ne veniva qui al mattino come gli altri, se ne vanno all'ufficio. Si faceva il suo caffè, di là in cucina. Verso le 10 se ne andava a pescare di fronte a casa sua. E a mezzogiorno a casa a mangiare la zuppa della moglie. Terzo. Va bene.
Scusate, capo, non ho potuto telefonarvi, allora ho pensato che era meglio condurla qui da voi. Ma chi è? È la sua amica, capo. Amica di Tremblay? Sì, così dice. Spero che non mi accuserete di essere stata io ad ammazzarlo, eh? No, venite, venite avanti. Credo che conosciate questa casa meglio di me. Io? Non ci ho mai messo piede in questa bicocca. 5 minuti fa non sapevo neppure che esistesse. Ma che tanfo qui dentro. Sono i canarini di Maurice. Serviti, prego. Sì, grazie capo, grazie. Guarda che di là ci deve essere un'altra tazzina. Ah, va bene, va bene. Voglio offrire un caffè alla signorina. Volete un caffè? Sì. Grazie. Prego. Allora, nome, cognome e professione. Olga Jean-Marie Poissonneau, anni 29, nata a Saint-Jory-sur-Isère. Senza professione, abitante all'hotel Beau Séjour rue Le Pic 18. Volete la mia carta? No, la controlleremo dopo. Vi faccio osservare, signor commissario, che mi sarei presentata spontaneamente, appena ho veduto la fotografia sui giornali. E anche se presentandomi sapevo che avrei avuto perlomeno delle noie, mi sono detta... Tremblay veniva a trovarvi al vostro albergo? 2 volte la settimana. Sicché il padrone e il personale dell'albergo l'hanno visto. Oh, lo conoscevano bene. Sono 5 anni che io e lui... E anche loro hanno visto la foto sui giornali. Non capisco. Mica si sono degnati però. Anzi, è stato appunto il proprietario che mi ha domandato, così per caso, se non era la foto del signor Charles. Io sarei venuto ugualmente. No, non ne dubito. Grazie. Cosicché voi lo conoscevate solamente sotto il nome di Charles, signor Charles. Sì, sì. L'avevo incontrato per caso all'uscita d'un cinema, al boulevard Rochechouart, sì. Allora ero cameriera in un ristorante a prezzi fissi. Beh, mi è venuto dietro, mi ha detto che veniva a Parigi ogni tanto. 2 volte alla settimana? Appunto, sì, 2 o 3 volte. Mi è venuto dietro e così, insomma. Okay. È lui che ha voluto ad ogni costo che mi licenziassi dal ristorante. Ah, date. Grazie. Ma che tipo era, secondo voi, il vostro amico? Beh, non saprei. Un po' tocco. Tocco? Sì, un maniaco, un fissato. Non parlava che di portarmi in campagna, era il suo chiodo fisso. Quando veniva a prendermi, mi portava a passeggio per i viali. Al giardino zoologico, a sederci sulle panchine. C'era poco da stare allegri, ve l'assicuro. Ma vi dava, diciamo così, uno stipendio? Appena appena di che vivere. Gli dovevo far credere che mi cucivo gli abiti da sola. Beh, gli sarebbe piaciuto che io avessi passato le mie giornate a cucire, a ricamare. C'è da ridere. 100 volte ho cercato di dargli il giro, gli ho detto in faccia il conto suo. Ma lui mi si aggrappava, mi scriveva delle lettere lacrimose. Perché ridete? No, niente. Pensavo che per riposarsi di una Juliette si è rifugiato in un Olga. Olga, Jean-Marie Poissonneau. Sì. Ma se ben capito, dovevate passare una buona parte del vostro tempo... a litigare tra di voi? Beh sì, una buona parte sì. E non avete mai avuto la curiosità di seguirlo per sapere dove abitava, no? Mi aveva detto che abitava verso Orléans, sì, in un paese da quelle parti. Ci ho creduto. Del resto non me ne importava niente. Naturalmente avevate anche un altro amico. Beh, qualcuno sì, ma niente di serio. E questi vostri qualcuno erano informati dell'altro qualcuno? Se credete che fosse un tipo da gloriarmene. E l'avete mai visto in compagnia? Mai. Ma vi ho già detto, no? Che tutto il suo piacere consisteva nell'andarsi a sedere con me sulle panchine dei viali. Dite un po', è vero che era molto ricco?
Chi ve l'ha detto? Beh, ho letto sui giornali che forse aveva avuto una grossa eredità. E io non avrò un soldo. Sono cose che capitano solo a me. Senti, lo stesso ritornello di Juliette. Che c'è? No, niente, niente, dicevo così. Beh, se non avete niente altro da dirmi, allora... No, per me siete voi che dovete interrogarmi, no? Certo. Avrò delle seccature? No, no, non credo. Controlleremo le vostre informazioni, ecco tutto. Allora posso andare? Sì, sì, potete andare. Commissario? Arrivederci. Sì, sei chiaro, capo. Chiudi i chiodi? Sì, sì, Ecco, osservate, lo ha scritto la stessa mano che ha fatto i disegni, gli scarabocchi, le cifre sui fogli che avevamo trovato nella camera dell'assassino all'hotel Excelsior. Vedete? Sì, sì, pare la stessa mano. Ma voi credete che sia una buona traccia? Boh, per il momento ci dice soltanto una cosa che sapevamo già, cioè che l'assassino... ricattava Tremblay che gli chiedeva del denaro. Ma quale denaro se era un povero diavolo disoccupato? Un povero diavolo però che dava a casa lo stipendio per sé, per la figlia, che provvedeva alle necessità dell'amica, faceva il piacere suo, insomma aveva anche un porta sigarette d'oro, vi ricordate, signor giudice? No, i quattrini doveva averceli. E dove? Dove? Se lo sapessi. Nella casa lungo Senna abbiamo rovistato, persino sotto le tegole. Niente, niente, niente. Io continuo a farla sorvegliare da un paio di agenti così. E sperate di ricavarne qualche cosa? Boh, sarà quello che sarà. Non voglio lasciare niente di intentato. Anche Francine, la figlia di Tremblay, continuiamo a tenerla d'occhio. E anche Olga, la sua amica, l'amica di lui fino a questo momento, però senza alcun esito. No, non c'è niente da dire sul suo conto, tranne la professione che esercita, naturalmente. E le banche? Hanno segnalato qualche deposito a nome di Tremblay? No, niente, né le banche, né i notai, neppure gli avvocati. E la famiglia, la moglie e gli altri figli di Tremblay? Quelli poveretti sono in procinto di andare via da Parigi e ritornano in provincia al loro paese. Non hanno i mezzi per continuare a vivere qua a Parigi. Probabilmente rimarrà solo la figlia maggiore, Francine. Ha ripreso l'impiego lì ai Grand Bazar. Ah, l'hanno riassunta? Sì, ho parlato io col direttore. E insomma, siamo a un punto morto. Sì, purtroppo è così, signor giudice. Noi conosciamo la vita di Tremblay in Rue des Dames, la sua vita nella casa lungo Senna, la sua relazione con Olga, i canarini, la pesca, i trenini. Sappiamo un mucchio di cose, ma l'essenziale, a quanto pare, signor giudice, proprio ci sfugge. Se è così. Ci rivedremo dopo le ferie. Io parto fra 3 giorni. Allora, buone vacanze, signor giudice. Capo, c'è un uomo fuori che vuole parlare. Oh, scusate, signor giudice. Un momento, scusa. Appunto, dopo, quando sarà uscito il signor giudice, chi è? Un tale, un cameriere. Dice che deve parlarvi a proposito del caso Tremblay. Ah, sì? Volete ascoltarlo, signor? No, non posso. Non posso perché è troppo tardi. Mi riferirete. Allora... dopo le ferie, eh? Buone vacanze. Arrivederci. Un'altra volta, puzza! Quando si entra, puzza, alla porta, così si vede le persone che sono nella camera, capito? Oh, e soffiati il naso. Tiè, avanti. Permesso?
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, avanti, venite, venite avanti. Scusate se non sono venuto prima, ma lavoravo in un albergo alle Sambre d'Olonne per la stagione e non potevo avere licenze. Ho visto la foto sul giornale e subito ho pensato di scrivervi, poi con tutto il lavoro che avevo mi è passato di mente. Scusatevi. Ah, grazie. Scusate. Sono quasi certo che quell'uomo è venuto per anni a giocare al biliardo nel caffè dove io lavoravo, all'angolo del boulevard Saint-Germain con Rue des Seins. Avrà mica giocato al biliardo da solo? No, 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 certamente. C'era con lui un tale alto, grosso, rosso di capelli. Con i baffi? Sì. Con i baffi. E come, come si chiamava quello alto, rosso di capelli? L'altro, quello che è morto, lo chiamava Teodoro. Sì, Teodoro e poi? Il cognome non me lo ricordo, non lo conosco. Ci sono... conosciuti lì nel vostro caffè o... No, 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 venivano insieme tutti i giorni, verso le 4 del pomeriggio. Giocavano un paio d'ore, poi qualche minuto prima delle 6 se ne andavano. Cosa facevano? Bevevano, fumavano, E qualche sigaretta. Ah, quanto al bere, Teodoro si scolava un bel po' di aperitivi. L'altro invece, quello che è morto, non beveva alcolici. Limonate, ribes, granatina e caffè. Molto caffè. E tanto che non li avete più visti? No. Circa un anno, da quando ho lasciato quel posto. Vabbè. Vi ringrazio. Sì, mi pare, molti anni fa. Un grosso, capelli rossi, baffoni, molto alto di statura. Sì, ricordo perfettamente ora, ma non riesco a ricordare il cognome. Lo chiamavamo sempre Teodoro. Ma perché lo avete licenziato? Tipo rissoso, litigava sempre con i compagni e inoltre anche i clienti si lamentavano. Vabbè, io vi ringrazio e arrivederci. Col commissario, posso offrire? Un paio di giri gratis. No, grazie, vi pare alla mia età poi, non è possibile. Eccolo lì? Sì. Te la sentiresti di metterti il cappello, andare a fare due passi e bere un bicchiere di birra? Sì, volentieri. Finisco ad asciugare le posate e mi preparo. Te l'asciugo io, dammi. Ma no, ma ci mettete altro. Sto quasi finito. Piuttosto, aiutami a riporle lì nel cassetto. Sì, dammi. Hai fretta di bervi la tua birra? Vabbè, solo a pensarci mi viene l'acquolina in bocca. Chissà quante ne hai bevute oggi. No, io... Tà, due, no, anzi tre, tre. Facciamo mezza dozzina. Con tutti i bar, birrerie che avrete visitato, sì. Miliardi. Beh, sai com'è. Una birra, due birre, tre birre. Presto, eh? Ma. Eccomi qua. A proposito di biliardi. Avete trovato quel Teodoro che giocava a biliardo con il tuo povero Tremblay? Beh sì, abbiamo ritrovato le tracce di Teodoro, di Tremblay in un caffè vicino al Pont Neuf, sai? Sì, sono andati lì per dei mesi, poi un bel giorno non l'hanno più riveduti. Eccomi non siamo qua. Riusciti ad avere altre notizie. Sono pronta. Andiamo. Egre. Sta già. Ah, sì. Sono distratto, scusa, Grazie tanto. Andiamo prima che arrivi una telefonata dalla centrale. Sì, per carità. A tu? A tu? A tu? E Fiori? Vinci sempre tu? Non c'è proprio gusto a giocare con te. Guarda, fammi piacere, versami un altro po' di birra, dai. Giocherai come un rospo se continui a bere così. E va bene, cos'altro possiamo fare? Qui l'unica cosa da fare è birra, carte, carte, birra, birra, carte. Ma credi che durerà ancora a lungo questa guardia ai canarini? No. E poi a che serve? Che cosa spera di ricavarci il capo? Sta zitto, che potrebbe capitare da un momento all'altro. Lo sai come lui, quando si mette un'idea in testa. Ecco, denaro. Ci risiamo. Non puoi rispondere.
Denaro. Ah, eccolo, piccolissimo. Salve ragazzi. Salve, salve capo. State comodi, state comodi. Grazie capo. Continuate a giocare. Come va? Bene, vinco sempre. Però è dura, capo. Più di un mese che siamo qui a dormire fuori di casa. Ah, tu sei scapolo, di che cosa ti lamenti? Dormire a casa tua qui fa lo stesso. Sì, ma io non parlo tanto per me quanto per Chandier, la moglie lui. Ah, già, sì, questo è vero. Però, agosto, moglie mia, non ti conosco. No, capo, agosto è andato, domani è settembre, dunque questo vostro proverbio vale soltanto per stasera. Ma intanto troveremo un altro proverbio, vedrai. Certo, signor giudice, nessuna novità. Vi prego, Maigret, appena avete la più piccola notizia, comunicatemela subito. Ma sì, certo, se saprò qualche cosa vi avvertirò immediatamente. E voi capite, qui mi sento un po' tagliato fuori da tutto. Quindi mi raccomando, anche il più piccolo indizio. Non datevi pensiero, signor giudice, godetevi le vostre vacanze, voi che potete. Mi raccomando, Maigret. Ma sì, signore, a presto, eh? Era il giudice Gomelio, voleva notizie sul caso Trable. Pare impossibile. Abbiamo trovato almeno 10 persone che hanno conosciuto quel Teodoro, ma lui niente, svanito. Voglio fare ancora una prova, ci pensavo questa notte che non riuscivo a prendere sonno. C'è una delle nostre macchine da basso? Beh, ci deve essere ancora quella della squadra esterna, almeno poco fa l'ho veduta. Chiama con il citofono l'autista, digli che ci aspetti. Pronto? Una macchina per il commissario Maigret. Mi dispiace, tutte le macchine sono fuori. Al solito, beh, prenderemo un taxi, tu vieni con me. Staremo via molto? Non credo, no, voglio fare una capatina al Saint-Thier, da Couvreur e Bellechasse. Ah, dove era impiegato Tremblay. Sì, proprio lì. Teodoro. Sì, abbiamo avuto un impiegato che si chiamava così molto tempo fa. Aspettate, saranno più di 12 anni che se n'è andato. Ma se n'è andato prima o dopo che fosse assunto il signor Tremblay? Dopo. Ah, ho capito. Perciò il signor Tremblay lo ha conosciuto. Altro che conosciuto. Teodoro qui faceva un po' di tutto, l'usciere, il commesso, il portapacchi. L'abbiamo dovuto licenziare perché aveva il vizio di bere e quando era ubriaco si permetteva certe familiarità inammissibili con il personale e anche con i clienti. Ah, ho capito. Ma come si chiamava di cognome? Beh, così alla sprovvista. Sapete, è passato tanto tempo. E poi noi lo chiamavamo sempre col nome, Teodoro. Ballard si chiamava. Ballard, sicuro. Teodoro Ballard, ecco. Brava signorina. Scusate. Prego. Visto che siete così gentile, signorina, potreste dirmi il suo indirizzo? E chissà dove sta, dopo tanti anni. Allora, vai al commissariato qui vicino, prendi due agenti e continua. Continua a far sorvegliare quell'impiegata. Quella che ci ha dato il nome di Ballard. Certo, potrebbe avere ancora rapporti con quell'uomo. Intanto tu e Torrance fatevi dare le schede di tutti i Ballard di Parigi, va bene? Ciao. Cercate di ricordare bene. È un uomo grosso, alto, con i capelli rossi, baffi. Era molto amico di vostro marito. No, non lo ricordo. No? No. Boh, sono un proprio amico, si incontravano sovente. Uno come quello che voi dite non l'ho visto mai. Neppure gli avete sentito dire quel nome, Teodoro Ballard. No, mai. Sarà stato un cialtrone degno di lui. Ma come puoi parlare così di papà, mamma? Ah sì, vedi com'è finito! Guarda come ci ha ridotte! Partite anche voi? Solo la mamma e i fratelli. Io rimango all'impiego. Lo so. Beh, se vi occorre qualche cosa, venite a trovarmi. Grazie, ma non avrò bisogno di niente. E non so niente che possa interessare la polizia.
Credo che vostro padre fosse un bravo uomo. Vi ringrazio, signor commissario. Sapevo che vi avrebbe interessato, signor giudice, e perciò mi sono permesso di disturbare il vostro riposo telefonandovi. Ah, vi ringrazio. Oh, dovere mio. Come vi dicevo, abbiamo qui davanti le schede di tutti i Ballard che vivono e sono vissuti negli ultimi 10 anni in Parigi e sobborghi, in alberghi, pensioni, camere ammobiliate, appartamenti. Ed è venuto fuori nulla? No, fino a questo momento niente di molto concreto. E allora? Beh, però c'è una pista molto vaga, ma probabilmente interessante, ecco. Abbiamo trovato un Ballard. Dove l'avete messo? Vediamo, l'avete lì sotto al naso? Scusate, signor giudice. Un Ballard Teodoro, che 5 anni fa ha lavorato per qualche settimana a Luna Park di Montmartre. A quel tempo si ruppe un braccio una sera che era ubriaco, non l'hanno più riveduto. Bisogna trovarla a tutti i costi, Maigret. Mi pare che ci sia un'evidente connessione. Ah, ecco, sicuro, signor giudice. Avete intuito perfettamente la connessione dei fatti. Il fucile con il quale hanno sparato a Tremblay. Ecco, certo, il fucile con il quale è stato commesso il delitto era, sì, un fucile ad aria compressa da baraccone. Perciò il nostro assassino potrebbe essere appunto questo Teodoro Ballard. E arrestatelo subito! Sì, ma però è scomparso da 5 anni, signor giudice. Noi faremo tutto il possibile del nostro meglio per ritrovarlo, signor giudice. Mi raccomando, Maigret. Oh, certo. Immaginate, signor giudice. Buone vacanze, allora, buone vacanze. Andate ad arrestare Teodoro Ballard. No, c'è poco da ridere, eh? E il giudice istruttore non è al corrente, perché... Piano, per favore, c'è un po' il mio cuore. Immagino. Ma io ho pensato, non ci sarebbe stato niente di male che i poveri uccelli fossero affidati in mani esperte. Cosa vi dite? Ah, sì, certamente. Certo che li terremo con la massima cura, signor commissario. Nefertiti poi? E Nefertiti? Ah, ci capisci, la vostra signora. È stata felicissima quando le ho comunicato la vostra decisione. Però, naturalmente, gabbie e uccelli sono semplicemente affidati a voi in custodia. Voi non potete disporre finché il giudice o il tribunale non deciderà chi attribuirne la proprietà. Sì, ma si capisce. Vi farò una ricevuta un elenco di tutti gli uccelli. Ci sono fra loro dei campioni di valore non comune. Grazie. Vi manderò poi uno dei miei aiutanti domani in negozio, così darete a lui tutto l'inventario, la ricevuta di consegno. Per il giudice, capite? Ma io capisco benissimo. Anzi, mia moglie ed io abbiamo detto che era già molto che la polizia avesse sentito pietà per queste povere bestiole. Ma del resto dovevo pur togliere l'ingombro, perché il padrone della casa rivuole i locali, sapete? Ah, perché... Sgombrate tutto? Sì, si sgombra tutto. Sono ormai 2 mesi che nessuno paga il fitto qui e allora come si fa? A proposito della vostra bontà, signor commissario, passate dal mio negozio. Vogliamo farvi un presente. No. È una femminuccia, un magnifico esemplare di Paradisea minor della Nuova Guinea. Grazie. È la grande passione di mia moglie, ma ve la darà con tutto il cuore. Sì. È generosissima. Ringraziate tanto vostra moglie, ma non posso accettare. No, io nella mia posizione. Comunque io vi attendo al negozio. Senz'altro vorrà farmi una visita. Grazie. Buongiorno. No, da questa parte, sempre diritto. Sempre diritto, poi a sinistra. Sì. La scala.
Nei primi tempi, almeno, la guardia ai canarini si faceva al chiuso, in casa. Ma non sei mai contento. Allora che potevi startene al coperto, protestavi sempre perché dicevi che volevi passeggiare all'aperto. Allora era agosto. Si moriva dal caldo anche di notte. Ora siamo alla fine di settembre. Bisogna stare qui fuori, al freddo. E per che cosa? Per dare la caccia ai fantasmi. No, guarda che il capo dice che questa è una trappola che funzionerà, Sì, a Natale. O a Pasqua. Freddo, accidenti. Dai, su, andiamo. Cosa ci vuole? No. Permettete che... Brigadiere, fate come a casa vostra, eh? Magari casa mia. Gradite un boccone con noi? Perché no? Certo, ci voleva proprio. Brigadiere, prego. Oh, grazie. Tieni. Grazie. Ecco qua. Bella. Come sono belle. Cotte bene, appetitoso, eh? Certo che la fame c'è, Si vede. Buone. Ma quello è il capo. Non ti preoccupare. Una salsiccia la mangia certamente volentieri anche lui. Ma forse anche due. Ho tolto dalla naftalina il tuo soprabito di mezza stagione. Sì. Guarda qua. È tutto malandato. Vabbè, un po' di... Dovresti fartene fare un altro. No. Per quest'anno va bene il colore, sai. Ne farò un altro nuovo a primavera. Sono 3 anni che lo dici. Sai. E io devo fare miracoli perché la gente non dica che ti mando in giro come uno straccione. Come faccio a dire duro? È duro come uno straccione. Senti, a proposito di straccioni, avete trovato quel Teodoro? Sì, l'abbiamo trovato. Quando? 5 giorni fa. E dove? Lì, vicino al rifugio di Tremblay, sul lungo Senna. Non me l'avevi detto. E l'avete fermato? No. E perché no? Perché aspettiamo che faccia lui la prima mossa. Quale mossa vai? Sono certo che sa che quella casa è sorvegliata, eppure mi gironzola attorno, capisci? Io no. Ecco, per correre quel rischio deve avere un motivo ben valido. Insomma, c'è qualche cosa che lo attira in quella casa. Ma cosa vuoi che ci sia? È vuota quasi. Ma hai detto che l'avete frugata fin sopra le tegole. Sì, vabbè, ma allora perché... Perché Teodoro ci va col rischio di farsi arrestare? Ma tu credi che il colpevole sia lui? Non ho alcun dubbio. E non lo arresti? No. E perché? Perché deve guidarmi a scoprire il segreto di Tremblay. Ma il giudice come Liove? È d'accordo con te? Come io non so nemmeno che abbiamo rintracciato Teodoro, figurati. Se viene a saperlo... Se viene a saperlo, pianterà una grana, andrà dal direttore e poi si calmerà. A me Teodoro serve libero fin tanto che non conoscerò il segreto di Tremblay. La tua.
su, svegliatevi ragazzi, su. Andiamo, mettetevi le manette, andiamo. Dove sono i soldi di Tremblay? Che ne so io? Ve l'ho detto e ripetuto mille volte. Non so niente di soldi né di segreti. Non so niente. Però sei stato uno stupido. Ti sei fatto pizzicare per niente. Hm? Tanto peggio. Anzi, meglio così in fondo. Almeno questa volta ho mangiato. Beh, un altro bicchiere? Preferirei un buon bicchiere di cognac, ma visto che il convento non passa che birra, vado per la birra. Cognac. Per la vostra salute. Grazie, grazie. In fondo vi sono riconoscente. Erano giorni che non mangiavo che rifiuti di pane. Lo so che sono poco di buono. Ma anche quello lì, Maurice Tremblay, non era uno stinco di santo, sapete. Era uno sporco sornione. Mica me l'aveva detto che aveva una casa sul Lugosella, se non lo leggevo sui giornali. Era diffidente. Per giocare al biliardo gli facevo comodo, ma per il resto stava sulle sue, capite? Ma non dirai che non ti sei mai fatto imprestare dei soldi da lui? Miserie. E con il contagocce me li dava. E per questo l'hai ammazzato. Ero rovinato. Non avevo più un soldo. Dovevo la pigione alla padrona della mia camera. Allora ho chiesto a lui di aiutarmi e mi ha detto che era l'ultima volta. Che ne aveva le tasche piene di fare il fesso con me. Ma se parli così io non gioco mai più al biliardo con te, gli ho detto. Oh, tolto il biliardo. Non mi diverte più, risponde lui. Ecco, mi metteva alla porta come una serva, capite? È stato allora che l'ho seguito, che ho scoperto la vita che faceva e mi sono detto che doveva averci un bel gruzzolo a casa sua. Allora, tanto per cominciare, tu l'hai ammazzato. Ma no, questo prova il mio disinteresse. Che ho reagito alla sua provocazione, all'offesa morale. Altrimenti sarei andato prima alla casa sul Lungosella. Vabbè. Quando lui non c'era. Si è appena detto che non sapevi che lui avesse una casa lì sul Lungosella. Beh, seguendolo l'avrei scoperto. Allora, scusa, perché hai organizzato una cosa tanto complessa? Hai affittato una camera all'albergo. Lui mi sfuggiva e io volevo che sapesse che non poteva liberarsi di me. E Tremblay sapeva che tu eri nell'albergo? Sì, mi vedeva dalla finestra. Beh, aspettavi che ti rispondessi, a questi quei biglietti. Li avete trovati. Già. E come glieli facevi avere? No, per mezzo dei ragazzi per strada. Ammetti allora che lo ricattavi. Gli chiedevo dei soldi, sì, ma soprattutto volevo che capisse che aveva avuto torto a trattarmi male. Castigarlo, insomma. Ecco, per questo l'hai ammazzato. Ma no, non volevo ammazzarlo, solo spaventarlo. Rompere un vetro, mica colpire lui. Altrimenti avrei preso un fucile vero, non un fucile da bersaglio. Ma perché hai appuntito il proiettile? Ma erano già così nella scatoletta da anni. Un ragazzetto che avevamo al baraccone aveva sentito dire che sono più omicidiali e li aveva appuntiti. Dici che non avevi intenzione di uccidere Tremblay, però minacciavi di farlo. No, no, mai. E allora con quale minacce lo ricattavi? Lo minacciavo di dire tutto.
A chi? A sua moglie, alla gente. Ma tutto che cosa? Tutto! La strana vita che faceva, i soldi che spendeva senza lavorare. E dove li prendeva? Che traffici aveva? Beh, tu cosa ne sapevi? Io sentivo che c'era qualcosa di poco pulito sotto. Ma lui... lui lo sapeva, no? Quando uno ha la coscienza sporca... Beh, si vede che non l'aveva tanto sporca, se non ha ceduto alle tue minacce. Avrà fatto assegnamento sul fatto che io sono un buon uomo. Sì, un buon uomo fino al punto che l'hai ammazzato, eh? Ma io non volevo fargli del male. Insomma, tu non sei niente di Tremblay e non hai, scusa un momento, non hai nessuna idea di che cosa sia questo, eh? Che roba è? Che roba è? Guarda un po'. Allora? Allora che cosa? Allora dico, riconosci? No, mai visto. Ma pensaci bene, è un giocattolo del tuo amico Tremblay? Ah sì. Ah, è quello in cui ho inciampato. Sì. Guarda un po' cosa c'è dentro. Santa! Questo? I soldi. Sì. Sì, lì dentro li teneva. Quanti sono? Sono 200.000 franchi. 200? Credo fossero di più. Beh. E qui dentro ci sono 4 milioni e 800.000 franchi. 4 milioni? Questo libretto. Ma, capo, se tutte le banche hanno detto che non c'era nessun deposito a nome di Tremblay. Sì? No, questo è un libretto al portatore. Quando l'avete scoperto? Questa notte. Nella casa sul Lungo Senna, vero? Dopo che io l'ho preso a calci. Esattamente. Quando uno nasce scarognato. Ma tutti questi soldi, Tremblay, come li ha avuti? Li ha guadagnati. Facendo il cassiere? No, ma che cassiere? È una lotteria. Ecco qua il ritaglio del bollettino che aveva conservato un libretto di 7 anni fa. La lotteria nazionale, secondo premio, 6 milioni. Ecco. 6 milioni? Sì. Uno se l'è speso. E 5 sono qua. E così, lui se l'è tenuti nascosti per goderseli tutti da solo. Ha sempre dato in casa lo stipendio come se fosse impiegato. Vorrei anche vedere che avesse messo la famiglia alla fame. Oh, poi ha tolto la figlia dal negozio. Per mandarla in giro per la strada a quell'età. Adesso di quel denaro, che ne sarà? Beh, lo daranno alla vedova, alla famiglia, come eredità di quel povero diavolo. Meno male. Sarà l'unica cosa buona che avrà fatto il tuo povero diavolo. Ma non era cattivo, poveretto. In fondo aspirava solo ad avere un po' di pace, di tranquillità, di silenzio, ecco, il silenzio. Chissà perché lo difendi. Perché ho provato a mettermi nei suoi panni. Vedi, se io dopo una giornata di lavoro, anziché te, dovessi trovare a casa un tipo come Juliette, la moglie di quel povero Tremblay, senti, non so... Migret. E c'è una cosa che io non riesco a capire. Dai, sentiamo. Io non ti riconosco. Perché? Perché a volte quello che mi fa paura in te è l'odio che tu provi per certi criminali. Perché questa volta non ti sei ancora sfogato contro l'assassino di Tremblay? Perché non è un criminale, è un povero diavolo come lui. Vedi, Louise... Maigret! Sì, Sei impazzito! Cosa ha fatto? Mi ha chiamato per nome! Cosa che ti dica, storie come queste mi fanno diventare sentimentale, non riesco a distaccarmene. Non si uccidono i poveri diavoli. Vedi, è la prima cosa che ho detto un paio di mesi fa, all'inizio di questa inchiesta.
Eppure è proprio un povero diavolo che è morto, in camicia, seduto sulla sponda del letto, mentre si massaggiava i piedi. Perché? Perché? Dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Un passo dopo l'altro, la stessa vita, e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno unico.